Buon lunedì 30 gennaio, cari amici, ben incontrati a questo appuntamento di lettura, commento e riflessione sul Vangelo del giorno. Iniziamo questo incontro, come siamo soliti fare, invocando il dono dello Spirito. La preghiera che ci accompagna questa settimana è questa che uso per la prima volta. O Spirito Santo, dono del Padre, vieni a me. Donami di accogliere con fede la parola e l'opera di Gesù, che io creda in Lui, mio guaritore e salvatore. Donami di accorgermi delle visite di Dio lungo le ore della mia giornata, parole, gesti e opere di bene che non mancano attorno a me e che solo attendono di essere riconosciute. Donami di essere come l'anziano Simeone, che sa attendere, accogliere e benedire il Dio che viene. Un Vangelo un po' lungo, oggi però molto significativo, molto bello anche nel suo racconto. Siamo al Vangelo di Marco, capitolo 5, i primi 20 versetti. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora tra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti», e lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo, e lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise, e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro
ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. Un testo lungo ma molto ricco, molto bello in tanti suoi particolari. Sono quattro i momenti dello sviluppo di questo racconto. All'inizio, la presentazione del personaggio di quest'uomo posseduto dal demonio, anzi dai demoni, i quali in lui hanno un'azione violenta e distruttrice. Si fa male da sé e fa male agli altri. Abita nel regno dei morti, in mezzo alle tombe. E qui è significativo subito sottolineare questo. Il demonio lavora per la distruzione dell'uomo. Il demonio ama la morte. Poi l'incontro con Gesù, un incontro molto significativo. Anzi, è l'indemoniato che corre da Gesù, quasi attratto da lui, dalla forza che Gesù sprigiona, e confessa: so chi sei. E Gesù l'intima di calmarsi, di tacere, gli chiede il nome e svela: non ho un nome, perché siamo molti. Se dovesse dare un nome è Legione, appunto perché siamo numerosi. E l'indemoniato lo prega che se scaccia i demoni vadano, possano andare ad abitare nell'animale impuro per eccellenza che è la mandria dei porci. Gesù permette e questi porci invasi dai demoni si precipitano nel mare e lì affogano. Ovviamente un fatto di questo genere diventa noto a tutti in breve tempo. Arrivano gli abitanti della città e lo supplicano di lasciare il proprio territorio. Temono che Gesù metta in difficoltà la loro economia. Preferiscono una sicurezza economica alla dignità umana, alla dignità della persona. E poi c'è la scena finale, molto bella, l'incontro finale che conclude il racconto tra l'indemoniato, colui che era stato indemoniato, e Gesù. Chiede di rimanere nel gruppo dei discepoli che camminano e sono la comunità itinerante di Gesù. Gesù dice: no, tu non ti associ a noi, ma ti affido un compito. Raccontare ai tuoi e a tutti la misericordia che Dio ha avuto con te. Tu sarai il primo annunciatore, il primo missionario nel tuo paese, nella tua terra, nella Decapoli, della misericordia che Dio ha avuto nei tuoi confronti. Che cosa insegna questo brano di Vangelo, al di là degli aspetti interessanti, curiosi? Insegna questo: Gesù ha un potere, il potere anche contro il demonio, il quale di fronte a lui riconosce la superiorità di Gesù di Nazaret. E per me che cosa può vuol dire a questo? Che cosa mi insegna questo fatto? Innanzitutto che la dimensione missionaria appartiene ad ogni persona che ha incontrato Gesù. Quando Gesù incontra, non solo guarisce e ristabilisce la persona nella pace, ma una volta ritrovata la pace, la persona che ha incontrato Gesù è invitata a farsi missionaria di quanto è avvenuto nella propria vita, a raccontare con la sua stessa vita
il bene, la misericordia che Dio ha avuto verso se stessa. E più in particolare, più direttamente a me personalmente, questo brano mi dice questo. Anch'io posso avere nella mia vita i miei demonietti, cioè sentimenti, pensieri, emozioni interiori non pulite, non so, un movimento di superbia, di eccessiva affermazione di me stesso, di invidia, di lussuria, di vanità. Solo l'incontro con Gesù calma questi demonietti presenti nella mia vita. Solo l'incontro con Lui ristabilisce il mio cuore, la mia mente, i miei sentimenti nell'ordine e nella pace. E solo attraverso questo processo posso poi raccontare ad altri il beneficio avuto dall'incontro con il Signore della mia vita. È quello che auguro anche a te che mi ascolti. E concludiamo l'incontro con la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.